alberghiero, proviamo a valutare, sempre in maniera grossolana, soltanto per farci un'idea di quelli che sono i potenziali impatti sui bilanci delle imprese italiane, andiamo a valutare il settore, delle società di gestione dei servizi aeroportuali. Qualche settimana fa abbiamo analizzato l'intero settore composto da 19 imprese selezionate nominativamente e l'abbiamo commentato insieme al direttore generale di Aeroporti di Roma, trovata la registrazione sul nostro sito nella sezione webinar nel caso in cui siete interessati all'approfondimento. E abbiamo identificato appunto questi 19 soggetti che complessivamente abbiamo visto generano circa 3 miliardi di ricavi nel 2018 con marginalità molto elevata. Abbiamo capito insieme all'esperto quali sono le dinamiche di questo particolare settore, da cosa dipendono i ricavi, che chiaramente sono strettamente collegati al traffico aereo, quindi ai passeggeri che fanno i transiti all'interno delle strutture aeroportuali. Abbiamo capito anche come mai questo settore ha queste marginalità così elevate e chiaramente abbiamo valutato il profilo economico, patrimoniale e finanziario di quasi tutte le imprese del settore come assolutamente sano, no? Questo chiaramente sui dati del 2018. Giusto per ricordare, a fronte dei 3 miliardi di ricavi, l'EBITDA è di circa il 38% e questo è un dato molto elevato e abbastanza comune a tutte le 19 imprese che abbiamo inserito nel perimetro, con utili molto elevati, quindi che generano poi un ROE, quindi il rapporto tra utile e patrimonio netto molto importante, del 18%, e una leva finanziaria sotto 1. Chiaramente un business che è molto liquido, quindi con disponibilità finanziarie molto importanti, anche se chiaramente la gestione delle strutture aeroportuali fa sì che gli investimenti siano molto molto elevati e quindi non completamente possono essere coperti, no, questi investimenti in attivo fisso netto dalle risorse patrimoniali. Vediamo quindi che la valutazione complessiva a livello di totale aggregato per il 2018 è assolutamente positiva, con dei punti di attenzione che abbiamo rapidamente spiegato. Andando invece nel dettaglio delle singole aziende, quindi andando a vedere come sono distribuite in termini di profilo di rischio, vediamo che quasi tutte, soprattutto le più grandi, hanno questo profilo di rischio. Chiaramente anche in questo caso c'è un'impresa che ha uno score molto negativo e altre due che hanno uno score comunque negativo, sono comunque società di gestione di aeroporti minori, questo va assolutamente detto. Andiamo a fare la nostra simulazione. Chiaramente per il 2019 abbiamo provato a fare un attimino qualche carotaggio. Sembrerebbe che il settore si sia mosso con una crescita rispetto al 2018 del 3%, quindi l'andiamo a inserire nel nostro modello in modo tale che la simulazione dell'impatto della crisi l'andiamo a fare a partire dal 2020. Abbiamo previsto due scenari, uno simile a quello che abbiamo già fatto per il settore degli alberghi, quindi un'ipotesi del meno 40% per il 2020 e poi una ripresa soltanto parziale per il 2021 e poi andremo a riprendere uno scenario pessimistico elaborato da CERD su un documento che è circolato in questi giorni per vedere un po' quelli che sono gli impatti. Quindi col meno 40% fondamentalmente, date le elevatissime marginalità, a livello di conto economico il settore complessivamente valgono sempre le solite precauzioni, è una simulazione per capire un pochettino come girano i numeri e poi su ciascuno di questi aspetti andrebbero fatte una serie di carotaggi ed approfondimenti per capire bene determinate cose. Però a fronte di questo meno 40%, il settore che nell'anno precedente generava utili per oltre 500 milioni andrebbe a generare una perdita molto modesta, tant'è vero che il profilo economico, no, da verde del 2019 diventerebbe soltanto giallo e poi la ripresa dell'anno successivo riporterebbe in equilibrio, diciamo, economico del settore. Va tenuto conto che nella simulazione a fronte del meno 40%, chiaramente i costi fissi rimangono invariati e qui dentro c'è chiaramente il personale che sicuramente andrà in cassa integrazione molto molto presto e poi c'è una riduzione di, diciamo, contati male, 400 milioni, no? Di costi variabili, dove anche qui ci sono tanti costi per servizi e quindi costi ancora una volta per persona attraverso appunto il ricorso a servizi esterni. Quindi se andiamo a stimare un costo medio, quello che può essere l'impatto sulle persone, soltanto questa riduzione, soltanto in questo settore, soltanto in queste 19 aziende, produrrebbe
un impatto su circa, contati male, 7-8 mila, per 7-8 mila persone per il 2020, quindi un valore molto molto elevato. Andiamo a vedere rapidamente l'impatto sullo stato patrimoniale. Andiamo a vedere che, essendo un settore altamente patrimonializzato e con importantissima disponibilità di cassa, complessivamente, ancora una volta, riuscirebbe ad assorbire, no, quello che è questo impatto derivante dalla riduzione importante. Tenete conto che, diciamo, il DSCR, che sapete che è un po' un indicatore, che dovrebbe consentire di capire quanto il settore, in questo caso l'azienda, è in grado di ripagare i propri debiti, sarebbe verde, quindi superiore, diciamo, l'indicatore è positivo quando è maggiore di 1, in questo caso sarebbe addirittura più elevato. Quindi questa simulazione nel complesso, a livello puramente numerico, fa capire che comunque, il settore in sé può reggere, poi chiaramente bisogna andare a vedere tutti gli impatti sull'indotto, su tutto quello che ruota intorno al sistema aeroportuale e chiaramente, ripeto, come ho detto nella precedente pillola, che non si è mai registrato, che io sappia, un settore che complessivamente perde il 20 o il 30 o il 40%, non è mai successo. Quindi, veramente andare a misurare tutti gli effetti è qualcosa di molto complesso e si rischia veramente di dire delle stupidaggini, però serve un attimino fare dei ragionamenti, ragionamenti che poi vanno calati nelle singole imprese, anche per capire, no, quali sono gli eventuali effetti di una moratoria, no, sui profili finanziari e così via. Andiamo a inserire rapidamente le ipotesi, lettera Cerved, che adesso, senza andare nel dettaglio, però insomma stimavano circa un meno 55% senza fare nessuna ipotesi poi di recupero nel 2021, e noi abbiamo ipotizzato poi un recupero rispetto al 2020 del 30%. Vedete anche in questo caso le perdite, o meglio, in questo caso le perdite sono molto più rilevanti. Ovviamente la riduzione dei costi variabili è più significativa, qua siamo intorno diciamo, in termini di risorse equivalenti a circa 10.000 persone direttamente coinvolte, comunque è una riduzione dei costi per 500 milioni che chiaramente si riversano su altre società. La perdita porterebbe chiaramente a un peggioramento significativo del profilo economico e chiaramente si andrebbe con questo livello di ricavi, quindi del 1,3 miliardi, ben al di sotto del punto di break-even che è stimato sulla base di questi numeri intorno al 1,8 miliardi, 1,9 miliardi. Dal punto di vista finanziario, dato che sappiamo che è un settore fortemente patrimonializzato e molto solido, diciamo che rimane un giallo, quindi chiaramente c'è un peggioramento, ma un peggioramento che non è altra complessivamente il profilo, e anche il DSCR risulterebbe ancora positivo. Sono simulazioni, sono dei numeri che, ripeto, vanno approfonditi, ma aiutano a capire un pochettino quali sono le dinamiche. Ripeteremo queste simulazioni in queste settimane anche su settori probabilmente meno strutturati e meno solidi in partenza, quindi purtroppo andremo a vedere che su altre categorie di imprese gli effetti che si possono in questo momento ipotizzare sul profilo economico, patrimoniale e finanziario, saranno sicuramente peggiori di quelle che abbiamo visto in relazione appunto alle società di gestione dei servizi aeroportuali.